Una gremita piazza Venezuela a Montesilvano ha salutato la prima edizione di Oltre le Parole, festival letterario diretto dal docente e scrittore Marcello Nicodemo, organizzato dal Comune con il patrocinio del Consiglio regionale. Nella rassegna presentata da Grazia di Dio sono stati proposti intermezzi musicali e opere di artisti locali, oltre al coinvolgimento degli alunni delle scuole, in particolare del comprensivo delfico. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ottavio De Martinis per aver offerto un appuntamento culturale così variegato e tanti originali incontri con scrittori di livello nazionale. La serata conclusiva di mercoledì 14 luglio è stata aperta dall'incontro con la reporter Imma Vitelli, che ha presentato La guerra di Nina, il suo ultimo romanzo ambientato fra Libano e Siria. Siamo bombardati da immagini perché i social ci fanno vedere immagini tremende di bambini, di madri, di persone ridotte nella loro disumanità e alla fine invece quello che mi muoveva nel romanzo era quello di restituire umanità, dignità alle vittime, agli oppressi e che quel bambino che magari ho incontrato in Siria poteva essere il figlio di ognuno di noi, che il protagonista di uno dei romanzi è appunto un bambino che si chiama Walid. Volevo restituirgli una storia con cui ognuno di noi poteva identificarsi, e magari capire che cosa c'è dietro un'immagine di un bambino che ci guarda, che piange, che è scioccato, magari dopo un bombardamento, a cui noi ci siamo assuefatti e non va bene che noi ci siamo assuefatti a immagini così estreme. Grande commozione per l'incontro con Eugenio Accorsio, il figlio del giudice Vittorio, ucciso nel 1976 da terroristi di Ordine Nuovo, autore di Non dimenticare, non odiare, che ha rievocato il sanguinoso clima degli anni di piombo e il difficile lavoro della magistratura per ricostruire le verità processuali fra depistaggi e omissioni. Gran finale con il filosofo Diego Fusaro, che non ha risparmiato le sue dure critiche al sistema capitalistico riproposte nell'ultimo lavoro Bentornato Gramsci, un pensatore che può aiutarci a comprendere le contraddizioni del presente dove i nuovi proletari, partite IVA e precari non trovano un'adeguata rappresentanza, schiacciati dalla globalizzazione.